Buongiorno, benvenute e benvenuti al nostro meeting. L'assemblea straordinaria si svolge per la discussione di due punti specifici. Il primo è relativo alla modalità di relazione con l'area radicale a seguito del non riconoscimento dell'associazione da parte del segretario, e il secondo punto è una parte squisitamente organizzativa e relativa alle iniziative che condurremo da maggio fino a settembre, quindi fino alla prossima assemblea ordinaria. Quindi verranno presentate delle mozioni sia particolari che programmatiche, e questo secondo modulo di discussione prevede anche una reintegrazione degli organi statutari. Dunque, per quanto riguarda il funzionamento dell'assemblea, verrà presieduta da Simone, che prenderà le iscrizioni a parlare con alzata di mano. La discussione avviene prima sul punto 1, quindi iscrizioni a parlare, interventi, e quindi votazione di documenti, mozioni presentate, chiusura di questa parte, seconda parte, stesso metodo relativamente alla parte appunto delle iniziative. Poi, quindi prevediamo una chiusura dell'assemblea attorno alle 17. Niente, buon lavoro. Ringraziamo in particolare Liberi TV per consentirci la diretta sul loro sito. E niente. Lascio la parola a Simone, che Bene. poi controlla anche qui se ci sono qualcosa che è accaduto qua. E passiamo alla verifica del regolamento, se siete tutti d'accordo, se Sì. avete preso visione del Sì. regolamento, se va bene così, quindi dichiaro aperte le iscrizioni a parlare. 10 minuti per gli iscritti, 5 per i non iscritti. Scusa, per le iscrizioni per il punto 1, cioè rapporto con l'area radicale. Sì. Cominciamo col punto 1, quindi come ha detto Fabrizio prima, dove sta il file? Qua. Ok, quindi se volete vi illustro la mozione che non so, oppure raccontiamo la storia del nostro riconoscimento mancato con Radicali Italiani, per chi ne fosse al corrente. Vabbè, noi abbiamo seguito tutto quello che era previsto dallo Statuto dei Radicali Italiani, specialmente l'articolo 2 bis che prevede che venga inviata una mail al segretario Radicali Italiani, quanto? 20 giorni prima? 2 settimane prima, Fabri? Almeno 20 giorni prima. Noi l'abbiamo inviata con largo anticipo, in cui c'era scritta anche la denominazione per esteso della nostra associazione, e non abbiamo ricevuto risposta, nonostante ci siamo accorti che la mail e il messaggio su Facebook erano stati comunque letti dal segretario. E quindi niente, dopo aver fatto l'assemblea costitutiva abbiamo preso un appuntamento con Staterini, e ricordo benissimo, l'appuntamento era alle 6:30 a Torre Argentina. Ci rechiamo lì e praticamente lui ci dice: "Regà, sbrigamosi perché io non ho ancora pranzato e ho fame alle 6:30". Vabbè, è già. La serietà comincia lì. Insomma, poi. Senti, mi rimetti in Urcis che non so, l'abbiamo Sì. perso. E niente, a questo punto, una volta ad avergli detto, insomma, che ci chiamiamo radicali ecologisti, eccetera, eccetera, lui ha cominciato a addurre delle motivazioni assolutamente, sì, discrezionali, che comunque lo statuto non prevede che il segretario possa mettere in discussione con suo giudizio il nome dell'associazione o altre cose. Cioè, ovviamente deve rispettare quelle che sono le linee guida che stanno sullo statuto, che noi abbiamo rispettato tutte completamente. E lui sostanzialmente diceva che tutti i radicali sono ecologisti e quindi non si può usare il termine radicale come sostantivo. Noi abbiamo anche verificato se effettivamente lo statuto dei radicali italiani prevedesse che tutti i radicali siano ecologisti, e non è così perché la parola ecologista non compare tra i vari aggettivi che stanno, non ricordo, l'articolo 1, mi sembra, dello statuto. Cioè ambientalisti, che come sappiamo è soltanto uno degli aspetti dell'ecologismo. Quindi noi siamo un po' più, diciamo, a tutto tondo rispetto alla definizione che dà lo statuto dei radicali italiani. E poi comunque, cioè, non vediamo nessun copyright in mano a radicali italiani sull'essere radicale, cioè nel senso il pensiero radicale che affonda le radici nel
nel radicalismo storico, insomma, le particolazioni, Mazzini, il partito fondato il 26 maggio del 1877 da Bertani e Cavallotti, eccetera, eccetera. Specialmente ora come ora, non riteniamo proprio che i radicali italiani stiamo seguendo quelle linee guida lì, insomma. E niente, quindi, alla luce del fatto che poi ci ha detto, vabbè, ok, pensateci, intanto vado a prendermi un panino, e poi alle 7 questo, l'abbiamo aspettato fino alle 8 e non è tornato, sul cellulare non rispondeva, al che noi ce ne siamo andati via, perché, cioè, giustamente dovevamo andare a cena pure noi. E quindi la cosa è finita così, con lui ha detto, oh, scusate, avevo messo modalità aereo al cellulare, non ho sentito le chiamate. Vabbè. E quindi a questo punto noi, cioè, visto anche il modo in cui siamo stati trattati, ci sembra il caso, insomma, almeno per ora, di sospendere tutti, di congelare quegli articoli che nel nostro statuto, che facevano riferimento allo statuto dei radicali italiani, almeno fino all'assemblea ordinaria che si terrà ad ottobre. E per questo niente, cioè, sostanzialmente questo è il riassunto della mozione, che è la mozione particolare che abbiamo scritto riguardo a questo, i nostri rapporti con i radicali italiani. Fermo restando ovviamente che siamo aperti a un eventuale dialogo con i radicali italiani, qualora, visto che poi a quanto pare fino a novembre, no? Continuerà a starci Mario Saderini. Ci proverà, pur avendo, insomma, il suo lavoro che lo richiama. E niente, se volete ve la leggo, anche se ci sono tutti gli articoli un po'. Come? Ah, ok, sei iscritto? Qualcun altro vuole parlare? Che poi... Sì, vabbè, certo. Io sono rimasto fuori dalla chiamata. Vabbè. Allora, mozione particolare. Proposta di sospensione di articoli statutari a seguito del non riconoscimento dell'associazione da parte del segretario dei radicali italiani. In ordine al mancato riconoscimento dell'associazione radicali ecologisti da parte del segretario dei radicali italiani, Mario Saderini, che... pur informato con ampissimo preavviso circa la costituzione dell'associazione, ivi inclusa la sua denominazione per esteso, abbia poi preteso un cambiamento unilaterale di quest'ultima dopo la tenuta dell'Assemblea Costitutiva, adducendo motivazioni squisitamente discrezionali, e in considerazione del fatto che la Costituzione della stessa ha rispettato tutti i criteri previsti dall'articolo 2 bis dello Statuto dei Radicali Italiani, articolo che tra l'altro non prevede discrezionalità o l'espressione di un giudizio di gradimento da parte del segretario dei radicali italiani in merito al riconoscimento delle associazioni tematiche, l'Assemblea delibera, ai sensi dell'articolo 10, lettera B dello Statuto, la sospensione dei seguenti articoli. E qui c'è l'articolo 1.1, secondo comma, l'associazione aderisce alle iniziative del Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito di radicali italiani e le altre associazioni radicali nazionali. Poi l'articolo 1.3, l'associazione assume lo statuto dei radicali italiani quale strumento per la regolazione dei rapporti tra associazione e movimento. Articolo 5.6, comma B, che prevede che dal tesoriere nei casi previsti dall'articolo 8.2d, cioè il fatto che il tesoriere convochi in accordo col direttivo l'assemblea degli iscritti per eleggere il rappresentante dell'associazione nel Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. E basta, sono questi gli articoli. I seguenti articoli si intendono temporaneamente sospesi fino alla definitiva deliberazione in sede di assemblea ordinaria, come ho detto prima. E si prevede che tale mozione sia recepita nello statuto come disposizione transitoria. Per quanto riguarda l'articolo 8.2d, cioè il rappresentante nel Comitato dei Radicali Italiani, volevo fare presente che comunque noi abbiamo un rappresentante, anche se in via informale, cioè un rappresentante che non ci è concesso perché abbiamo 25 iscritti al partito, ma perché abbiamo Luca Padavino, che dovrebbe essere in arrivo, che è stato eletto, insomma, al Comitato Radicali Italiani ed è il nostro iscritto, quindi sostanzialmente il rappresentante ce l'abbiamo già. Ok, quindi questa è la mozione. Sono concessi due interventi a favore e due contro? Facciamo così o... No, scriviamo le persone a parlare, okay. Per dire quello che pensi. Prima, ok, prima a parlare. Quindi Gabriele, do la parola a te, Gabriele Ceccarelli. Allora, brevemente, visto che la situazione di radicali ecologisti è molto simile a quella di Parte in Causa, che rappresento come tesoriere, faccio presente quello che penso. Visto come sono andate le cose e visto che radicali ecologisti, esattamente come Parte in Causa, si è ritrovata a non avere, il riconoscimento di radicali italiani, pur avendolo cercato,
io credo che non sia tanto per come sono andate le cose tra di voi, tra voi staderini, al momento della richiesta di riconoscimento. Non credo che sia quello il motivo per cui io voterei quella mozione particolare e per cui quindi non richiederei ulteriormente il riconoscimento a Radicali Italiani fino a ulteriore deliberazione. Io credo che il motivo essenzialmente sia che Radicali Italiani vive un momento estremamente traballante, il mondo radicale è in crisi e quindi, come l'etimologia della parola crisi ci insegna, è in evoluzione. Secondo me è sbagliato in questo momento andare a cercare il riconoscimento all'interno di una realtà che è sul punto di cambiare. Io credo che in questo momento dovremmo cercare di seguire dall'esterno l'evoluzione del mondo radicale e speriamo la successiva rinascita. Questo è il motivo per cui io voterei quella mozione. Ma noi comunque non è che rinunciamo a chiedere il riconoscimento, noi però sospendiamo questi articoli visto che comunque il riconoscimento non c'è e quindi non vediamo un senso in tutto questo. No, è chiaro, il punto è che tu hai raccontato giustamente tutta la storia e hai detto per questo motivo, visto come sono andate le cose tra noi staderini, non chiediamo il riconoscimento. Non credo che sia quello il punto, perché poi si poteva anche organizzare un altro incontro, staderini lo conosciamo. Non penso che sia quello il punto. Aspetta, scusa. No, il punto è che semplicemente sono altri motivi per non chiedere ancora il riconoscimento e per osservare l'evoluzione della faccenda, la rinascita del mondo radicale da fuori e aspettare, vedere come si mettono le cose e decidere di conseguenza. Vabbè, sì, questo senza alcun dubbio, però io intendevo dire che, cioè, rifacendosi agli articoli dello statuto, non è previsto che il segretario dei Radicali Italiani abbia una discrezionalità, cioè possa esprimere un suo giudizio di no, non mi piace il nome, cambiatelo. Punto, una volta che si rispecchiano tutti i vari presupposti che ci sono, deve essere riconosciuto e basta. Cioè, fermo restando che siamo aperti, come ho detto, a eventuali incontri con Mario. Ok. Qualcun altro vuole parlare? Sì. Vai. No, non t'ho scritto. Ah, ok. Ma dunque, molto è stato già detto negli interventi che mi hanno preceduto. Molto semplicemente il tema di questa discussione è il seguente. Vogliamo chiarire in maniera pubblica che, come dire, non siamo dei marziani. E quindi pubblicamente vogliamo comunque far sapere che noi il riconoscimento lo abbiamo chiesto. Quindi noi abbiamo fatto la nostra parte, al di là del riconoscimento, come dire, non è un riconoscimento burocratico quello che, come dire, ci permette diciamo, non di aderire a una identità politica che comunque abbiamo, a prescindere. Quindi non dobbiamo essere riconosciuti per le nostre storie che appunto già abbiamo percorso per molti anni. È giusto però, siccome comunque noi ci siamo costituiti per portare un contributo appunto sul versante ecologista, perché pensiamo che sia la frontiera di tutta la politica e che riguardi comunque tutti i partiti, insomma, poi nel corso della discussione entreremo nel merito a queste questioni, però ecco, ripetiamo, è importante che come dire, sia pubblico come dire, la nostra richiesta, il nostro aver fatto la nostra parte. L'assemblea poi ordinaria si esprimerà in maniera definitiva, anche perché si terrà poco prima del congresso annuale di Radicali Italiani e quindi gli iscritti decideranno come vorranno rapportarsi. Quindi comunque noi, al di là dei riconoscimenti, ci sentiamo comunque parte della cosiddetta area radicale, insomma, quindi come dire, il nostro approccio costruttivo, al di là di questo riconoscimento che potrà avvenire come non, proseguirà. Questo è quanto. Vai Paola. Sì, io invece penso invece che sia importante essere riconosciuti da Radicali Italiani e da tutta l'area radicale. Aspettare che qualcosa succeda. Noi dobbiamo fare in modo che qualcosa succeda, quindi dobbiamo farlo soltanto dall'interno. Non si può aspettare tanto, anche perché visto come stanno le cose non succederà niente. Anzi, avremo un segretario ancora un pochino più latitante perché riprenderà a lavorare.
Quindi spetta a noi prenderci la responsabilità invece di cambiare le cose dall'interno. Io direi di fare invece un altro tentativo, di riandare di nuovo da Staderini e di chiedere, ma neanche di chiedere, di metterlo di fronte all'evidenza che siamo un'associazione a tutto tondo, facciamo le assemblee, abbiamo un direttivo e abbiamo tutto quello che dobbiamo avere per cominciare a lavorare anche con radicali italiani, visto che lui avrà bisogno comunque di una forza che aiuti anche radicali italiani. Quindi io sono per invece rifare un altro tentativo con lui o con chi per lui, perché l'associazione venga riconosciuta e da lì cominciare a lavorare. Qualcun altro vuole dire qualcosa? No? Sembra di no. Allora che facciamo? Mettiamo i voti? Mettiamo i voti. Mettiamo i voti alla mozione. Proponiamo un emendamento alla mozione. Vabbè, qui non c'è scritto comunque che non vogliamo fare un altro tentativo. Appunto, c'è scritto solo che implicito che si può fare anche un altro tentativo. Da qui a ottobre. Vogliamo essere riconosciuti, da qui a ottobre vogliamo avere comunque il nostro. Sì, sì. Dov'è il tuo cane? L'ho portato lì finché è bagnato al sole e poi lo poi dopo la Va bene. Allora, ah sì, no, ho raggiunto Silvia e la sua connessione un po' meglio. Ah, ecco, ora mi sei detto. Cerco di seguirmi la parte. Mi sentite? Io sì, non so se ti sentono tutti. Quelli vicini ti sentono. Ho sentito adesso l'intervento di Paola. Sì, ok. Stavate parlando quindi della questione. Sì. Sì, sì, era quello. Vuoi dire qualcosa? Abbiamo letto la mozione, penso che ti sia arrivata quella. No, sono d'accordo con quello che diceva Paola nel fare un altro tentativo. Secondo okay. me poi bisognerebbe anche dimostrare in maniera pratica, insomma, la nostra disponibilità nei confronti dei radicali italiani, non so, dicendo per esempio, dando il nostro contributo per quanto riguarda questa cosa dei referendum che stanno portando avanti, anche un contributo anche a livello, voglio dire, cosa ne pensiamo, insomma, come associazione, che cosa possiamo fare per collaborare con loro, insomma, qualcosa di questo genere, credo, poi non so se siete d'accordo. Sì, poi questo qui ne parleremo magari nella mozione programmatica, non lo so. Puoi proporre un emendamento alla mozione programmatica. Io direi di esaurire questo argomento qui perché pure cioè, magari toglie tempo alle cose più precipue dell'associazione. Quindi niente, se voi altri connessi, Carlo mi senti? Che è scritto sì sì? Sì sì cosa? No, tutto ok. Va bene. E quindi che facciamo? Mettiamo i voti? Mettiamo i voti. Ok. Scusa, questi voti esattamente per che cosa bisogna votare esattamente? Perché non. Sulla mozione, la mozione particolare, quella che chiede la sospensione di quegli articoli che fanno riferimento allo statuto dei radicali italiani, o radicali italiani in generale. Cioè che questo qui non vuol dire che poi non ci apriamo per non proviamo ulteriormente a ottenere riconoscimento. Certo. Sì. Se noi adesso Gabriele Ceccarelli, se noi adesso votiamo a favore di questa mozione, quindi da questo momento in poi dovesse entrare in vigore il nuovo statuto fino a successiva deliberazione dell'Assemblea in cui questi articoli non sono presenti, non avremo più requisiti per ottenere il riconoscimento dei radicali italiani, quindi per fare eventualmente un altro tentativo. Allora io propongo di emendare la mozione in modo che entri in vigore a partire da giugno, in modo che abbiamo tempo di eventualmente proporre di nuovo dal non riconoscimento. Qualcosa del genere, sì. Vabbè. Caso di riconoscimento.
a disposizione transitoria cade. Esatto. Decade. Ok, avete capito? Sì. Ma vabbè, comunque, non so, andrebbe anche votato questo. Ma penso siamo tutti d'accordo. Io penso che siamo tutti d'accordo, mi sembra. Sì. Per me va bene. Si intende decaduta. Già decaduta. Sì, ok. Quindi andiamo avanti, nel senso che la votiamo. Non, o siamo tutti d'accordo? Cioè, siamo tutti d'accordo, visto che siamo votazione. Tutti questa mozione così fatta, ok. Uno, due, tutti Fabrizio, quanti. Siamo tutti d'accordo qua. Tu come voti? Anche tu sei a favore di questa cosa? Vabbè. Ok, perfetto. Perfetto, mozione approvata. Bene, chiudiamo questo capitolo oscuro. Passiamo alle cose serie. Ok? Sì. Punto 2. È andata approvata. Questa mozione è approvata. Quindi adesso, punto 2, programmazione delle iniziative per il periodo maggio-settembre relativa a individuazione delle modalità operative, politiche e delle strategie di comunicazione. Ampliamento di organizzazione degli organi statutari. Ok, qui cosa abbiamo da dire? Qualcuno vuole parlare subito di cominciare a prendere iscrizioni su questo punto 2? Sì. Allora. Giusto. Prima c'è il punto 2, infatti, la mozione web e comunicazione, proposta da Carlo Gandolfo come primo firmatario. Carlo, ci sei? Sì, ci sono. Mi sentite? Sì. Bene. Che ne dici se la illustri tu la mozione? Va bene. Sì, vabbè, sostanzialmente io ho preparato in questo un documento con una serie di proposte, di interventi appunto relativi al sito web e alla comunicazione web in generale, con sostanzialmente l'obiettivo di intanto migliorare la visibilità delle iniziative rispetto a quello che è il sito più forum o più gruppo che ci sono adesso, e poi di proporre una strategia di comunicazione web per poter far conoscere le nostre iniziative, insomma i nostri contenuti, e poter diffondere il più possibile con uno sforzo minimo. Quindi sostanzialmente gli obiettivi di questo documento sono illustrabili in questo modo qua. Allora, innanzitutto un miglioramento di quello che è il sito adesso, sia come esperienza di navigazione, sia come gradimento per quanto riguarda i motori di ricerca, quindi possibilità di essere trovati, di essere conosciuti. Identificare la possibilità di costruire dei contenuti ad alto impatto, e quindi per aumentare la capacità di diffonderli via web, e poi appunto, visto che adesso la comunicazione via web è sparpagliata sostanzialmente tra tre soggetti che sono il sito, il forum e il gruppo Facebook, riunirli e rendere centrale nella comunicazione il sito, rendendo gli altri due strumenti degli strumenti integrativi, anche perché il sito è quello di cui abbiamo maggior controllo. Okay. Quindi vabbè, adesso non entro nel tecnico, comunque sostanzialmente la mia proposta prevede una serie di modifiche appunto alla navigabilità, quindi con introduzione di un'ulteriore classificazione per i contenuti, con l'introduzione di un nuovo di un'ulteriore possibilità di navigare che nel documento lo trovate, insomma, che sono in menu a breadcrumb, con la modifica un po' degli URL
del sito, trasformandoli in URL con un significato. Adesso sono riconosciuti attraverso un ID, e poi con l'introduzione di una serie di informazioni, meta tag, meta formati, che sono invisibili all'utente ma sono utili ai motori di ricerca per conoscere e insomma aiutarci ad ampliare un po' il bacino di visitatori, di utenti e soprattutto di partecipanti. Per quanto riguarda invece le iniziative per costruire dei contenuti con un maggiore impatto rispetto al post su Facebook piuttosto che il post sul sito, io proponevo di focalizzarci diciamo su due strumenti diversi. Uno adatto ai contenuti sintetici, ai contenuti brevi, per i quali utilizzare verso l'esterno la creazione di brevi video di 3, massimo 5 minuti, e uno invece per i messaggi più articolati, quindi quelli che sono delle proposte articolate dei documenti, attraverso appunto la condivisione sempre attraverso il sito di documenti che possono essere in PDF, in PowerPoint, in quello che sono. In entrambi i casi l'idea sarebbe quella di includerli all'interno di cornici, quindi intorno alle quali cornici comunque possiamo articolare tutto un messaggio complesso, quindi testi, e mantenere comunque all'interno delle cornici questi messaggi, in modo appunto da consentire una facilità anche di condivisione degli stessi. Per fare un esempio, è molto più facile che un utente che è particolarmente interessato ad un argomento, e che ne so, nel momento in cui è in treno o sulla metropolitana, tramite smartphone si legga, cioè si ascolti un video piuttosto che si navighi una pagina scorrendola avanti e indietro, soprattutto se il video è breve. Quindi un pochino il concetto è questo. Per dare un senso un po' all'iniziativa, io quello che proponevo era di organizzarci noi per poter affrontare, magari facendoci conoscere un po' tutti all'esterno, attraverso degli editoriali settimanali dove si affrontano appunto argomenti di attualità o si presentano delle campagne, delle iniziative, e la stessa cosa farlo per i vari gruppi di lavoro, per i vari workshop, dove comunque i workshop comunicano sempre, sono comunicazioni pensate all'esterno, quelle dei video, attraverso dei video brevi che appunto veicolano questo messaggio e si spera aumentano anche un po' il suo impatto virale, no? Di farlo diffondere il più possibile. Altra cosa che proponevo sempre per quanto riguarda i contenuti è quello di abbandonare, oppure comunque insomma ridurre, l'utilizzo di Facebook per la gestione degli eventi. Ad esempio anche l'invito a questo meeting è arrivato, credo, ai più attraverso Facebook, e introdurre all'interno del sito un calendario di eventi, in modo da avere un maggior controllo, di poter gestire gli eventi futuri, di avere una visione d'insieme degli eventi futuri, ma anche di mantenere una memoria degli eventi passati, cosa che Facebook non consente molto di fare. Altra proposta è quella, ho praticamente finito, l'altra proposta è quella di portare il forum all'interno del sito utilizzando un login solo, quindi non c'è più il login per il sito, il login per Facebook, ma il login per il forum, ma sono tutti e tre riuniti, anzi dando la possibilità anche agli utenti che sono registrati su Facebook di loggarsi sul sito e di loggarsi sul forum con il loro account Facebook, piuttosto che con il loro account Twitter, piuttosto che il loro account Google e così via. E sostanzialmente questo, no, basta, questo qui erano gli interventi che ritengo siano i più, i
più urgenti, ecco. E questo è l'ultimo punto della mozione, infatti. Quindi sì. Ti avevo detto tutto quanto, quindi praticamente non c'è bisogno nemmeno che la leggiamo, anche perché è molto lunga e molto tecnica. Sì. Quindi sostanzialmente tu sei il nostro casaleggio, potremmo dire, diciamo. Va bene. Ok, e quindi... Non lo so. Mettiamo i voti già? La mettiamo i voti? C'è qualcuno? Questa strategia web, siamo tutti d'accordo, mi sembra. Ci fidiamo ciecamente di te. Seguite però, perché stiamo votando. No, però chi si occuperà di tutte queste cose? Chi se ne occupa anche, perché bisogna anche... Beh, penso che l'unico che abbia le capacità sia lui, quindi per forza. Sì. Cioè, con calma, ti diamo le chiavi del sito, ci pensi tu, insomma. Ok. Piano piano. Allora, sì. Perfetto. Allora, mettiamo i voti. Io sono d'accordo. Vai. Strategia web, chi è d'accordo? Uno, due, tre, Maurizio, tutti. Strategia web. Ah, non sei stupido. Ok, siamo tutti d'accordo. All'unanimità. Perfetto. E anche questo punto, quindi, è esaurito. Grazie, Carlo. E andiamo avanti. Ok. Siamo al terzo punto. No, beh. Sì, siamo al punto della mozione programmatica. Rinnovo degli organi, deposito delle candidature e delle mozioni programmatiche che sono collegate alle candidature, ovviamente, per come abbiamo previsto noi statutariamente. Cioè, nel senso, ci si candida al direttivo e insieme con la candidatura si dice anche cosa si intende fare in quel periodo in cui si sarà membri del direttivo, insomma, che impegno si prende. E quindi niente, abbiamo una mozione programmatica. Facciamo però un video, vediamo se ci sono altre proposte, sì, di iniziative da parte di persone. Non so, qualcuno si vuole iscrivere a parlare prima della lettura della mozione? Io vorrei che la leggessi tu, semplice, che l'hai scritta tu. Sì. Sì, sì. Sì, ok. Bene. E non so cosa facciamo, la leggiamo subito? Cioè, nel senso, noi... Che vogliamo fare allora? Fabrizio? Sì, no, allora bisogna vedere prima della mozione se ci sono delle proposte di iniziative, delle cose. Non ce ne sono, abbiamo già visto che nessuno, non ce ne sono. Prendiamo le iscrizioni a parlare. Luciano si è iscritto a parlare. Ok. Sì, sostanzialmente in questa mozione programmatica è previsto il rinnovo del direttivo, che sarà composto di 7 membri, che abbiamo in ordine alfabetico Andrea Cantarini, Fabrizio Cianci, Maria Giovanna Devedag, Simone Lelli, che sono io, Andrea Nurcis, Luca Pardi e Silvia Pattuelli. E niente, non so, penso, nel senso, le persone che sono in questo elenco sostanzialmente possono aggiungere qualcosa, ma sostanzialmente quello che vogliono fare nell'associazione l'hanno scritto qui. Quindi non so, ecco, appunto, io a questo punto darei la parola a chi, non so, vuole apportare un contributo diverso da quello che noi già abbiamo previsto come operatività per questi prossimi mesi, fino a settembre, ottobre, fino all'assemblea ordinaria. E quindi non so, Luciano, se vuoi venire qui, puoi, penso che tu possa parlare. No, ma glielo puoi dare lì. Ah sì, c'è ragione. No, giusto perché loro non ti sentono. Non mi sentono anche se parlo qua? Mi sentono loro se parlo qua? No, ah, è un'altra. E allora no, vengo qui così mi sentono anche loro. Opla. Ci arriva? Sì. Mica, ma non puoi andare, scusatemi. No, ma veramente il cane non può andare da nessuna parte. Sì, sì. Già si arrabbiano qua nell'hotel, capito? Quindi ha fatto un bagno nella fontana, domani ce ne diranno di tutti i colori. Madonna, la catastrofe. Ecco, per esempio, mettere agli arresti le persone che la pensano così mi sembra uno dei primi obiettivi dell'associazione. Sì, lo so, ma la libertà.
Sì, ma se a qualcuno gli dà fastidio che il cane va in giro qua per qua e fa il bagno nella fontana, sì sì, no no, ma lo so, sono convinto, ma allora anche i talebani? Non c'è dubbio, ma per carità di Dio, sto dicendo che io poi do un giudizio su questo, come do un giudizio sui talebani che coprono le donne, insomma. Comunque, volevo dire, adesso ho perso un attimo il filo, quando mi limitano la libertà degli animali divento matto, adesso riprendo subito il filo della cosa. Dicevo che da un punto di vista di campo d'azione pratica credo che insomma non ci sia che l'imbarazzo della scelta per gli ecologisti, dal pretendere il rispetto del referendum sull'acqua, alle piste ciclabili, alla lotta contro la sperimentazione animale. Secondo me però altrettanto importante è cercare un'identità comune, una piattaforma ideale, e non è così un orpello così teorico come normalmente si pensa. Per esempio, io non ho più sentito parlare di una cosa di cui abbiamo parlato all'inizio, e cioè di fare un gruppo di studio che ricercasse le origini ideali del movimento radicale da Nathan in poi, in maniera da capire insomma anche dove sono le nostre radici. Poi non è così indifferente la collocazione politica, nel senso che se io voglio fare una lotta per le piste ciclabili mi posso trovare anche con uno del PDL, con uno di Forza Nuova e con uno di Casa Pound. Se faccio un'associazione che invece vuole agire politicamente e anche facendo la lotta per le energie rinnovabili e le cose eccetera, devo avere un orientamento su qual è la situazione politica generale che mi consente di agire meglio, qual è il contesto politico generale più favorevole per le tematiche di tipo ecologista. E qui già bisogna capire l'associazione dove si colloca. Fa da sola, come ho sentito dire, non so, mi pare forse che se non è caduto ancora il progetto di presentarsi alle elezioni, secondo la sindrome del gruppuscolo, ci presentiamo alle elezioni così da soli perché noi siamo altro, oppure insomma ci colleghiamo a delle altre forze politiche, che siano Occupy PD o che siano SEL, perché se no, se non compiamo una scelta di questo tipo perché è divisiva rispetto agli obiettivi, sì vabbè, ho capito, ma noi ci occupiamo solo di piste ciclabili e di energie rinnovabili. Se ci vogliamo occupare anche di politica è necessario che noi questi nodi li chiariamo. Per questo insomma io ci tenevo che ci fosse poi un gruppo di studio anche che riuscisse a definire questo tipo di cose, perché secondo me oggi la tragedia più grossa di questo paese è la frammentazione politica. Mentre il gruppo che non solo io chiamiamo Dalemian democristian berlusconiano tiene in ostaggio la democrazia italiana da 20 anni e sono molto organizzati, e da come quello che hanno fatto si è visto che agiscono i Dalemian democristian berlusconiani, agiscono di concerto, capito, per far fallire qualsiasi ipotesi di rinnovamento, quelli che gli si oppongono invece sono tutti frammentati, sono tutti divisi, capito? Sono tutti. Quindi secondo me anche definire una piattaforma ideale è necessario, non è un orpello in nome del fatto guardiamo avanti, perché guardiamo avanti, ma se uno è stato il suo punto di riferimento ideale è Bettino Craxi e non ha cambiato idea rispetto a questo, io non so perché per lui è quello che ha fatto concretamente. Non è un'etichetta, quello che ha fatto concretamente Craxi è buono, per me è stato l'uovo del serpente Berlusconi, difficilmente politicamente potremo stare insieme. Poi per carità, per fare piste ciclabili venite dentro tutti, ma cosa siamo? Un'associazione che si pone a diventare un movimento politico o un'associazione che si occupa delle cose concrete e basta? Se si occupa delle cose concrete, volta a volta, sulle pale a vento, sulle energie rinnovabili, sulle cose, per carità, da Casa Pound fino a Berlusconi vanno bene tutti. Noi vogliamo essere sia concreti che, cioè vogliamo essere entrambe le cose, più che altro quello che finora non si è visto proprio, esatto, nel panorama politico italiano. Sarà dura, però ci proveremo. E niente, allora qualcun altro vuole? Vai Luca, vieni qui. Luca Padavino, il nostro rappresentante nel Comitato dei Radicali Italiani. Sì. Luca e Fabrizio. Intanto io vi chiedo scusa a tutti che non
non ha avuto modo? Negli ultimi mesi di seguire direttamente l'attività di questo gruppo che vedo è cresciuto e non ho più, ho perso pure la traccia di quello che è successo per motivi miei personali, di lavoro, eccetera. Quando era nato per mano di pochi di noi, 3-4 eravamo, era stato fatto un direttivo e c'era un'idea dietro, che era in parte quella che vedo adesso rappresentata e scritta la mozione, e in parte era quella di una leva, di uno strumento dentro i radicali. Poi è successo qualche piccola scossa di assestamento e ora diciamo che io personalmente non penso più di avere il tempo, ripeto per motivi personali, di allinearmi, di seguire tutto il lavoro che viene fatto qui dentro. E benché con piacere, con molto entusiasmo abbiamo creato questa baracca qua, insomma, è stato molto bello all'inizio, davvero. Io mi sono iscritto in numero 2-3 forse, esatto. Nutro dei dubbi circa la possibilità mia di continuare a dare un contributo, perché i temi sono tanti, sono di dettaglio, non tutti li condivido, c'è roba che non condivido, c'è anche un approccio di globale che non condivido, su cui non voglio entrare nel dettaglio, per cui in questo momento io lascerei un attimino, lo dico al microfono così può essere pure a verbale, un attimino in sospeso la mia partecipazione e iscrizione a questo gruppo, perché ripeto, per limiti miei che non posso andare avanti a seguire attività, sono in ritardo anche oggi, eccetera, ma due, anche per motivi politici, voglio capire davvero che succede qui dentro, quindi volevo soltanto dire questo in questo momento. In parallelo sono accadute cose interessanti dentro Radicali Roma, secondo me, che vanno salutate con piacere, secondo me, per cui ecco, lascio la mia posizione qui dentro un attimino sospesa, stand by, da qui eventualmente alle prossime attività, al prossimo congresso, siamo amici, molto amico con qualcuno, mi sento molto amico con qualcuno qui dentro, per cui ci sentiremo spessissimo, verrò eccetera, non lo so, però ci sentiremo in modo privato anche, sicuramente, ed era questo tutto quello che volevo dire, che sia pure certificato, che in questo momento ecco, io mi sospendo un attimino dall'associazione, grazie. Grazie a te Luca. Bene, adesso do la parola a Fabrizio Cianci. Responsabilità individuale per qui sono tre. Ah, dunque, questa è un'associazione, e come tutte le associazioni, immersa in una società complessa che è quella italiana. Noi scontiamo come comunità nazionale 20 anni di desertificazione della politica italiana. Quindi se c'è un grosso contributo che questa associazione può dare è quello di essere un workshop permanente. L'aver incrociato il tema dell'ecologia con la radice radicale, e noi qua lo diciamo come l'abbiamo sempre detto, per noi radicale è quel partito che nasce il 26 maggio 1877, cioè quel partito che è erede dell'Unità Italiana e del Risorgimento, che nasce dalla sinistra mazziniana, partito laico, umanista, un partito che è stato centrale nella lotta di resistenza, ha animato il terzo gruppo partigiano, ha avuto al suo interno esponenti famosi, abbiamo avuto addirittura il primo e l'ultimo presidente del Consiglio, che è stato Nitti, che è quello che poi ha fatto metà della rete nazionale ferroviaria in 3 anni, tanto per dire. Ma il passaggio alle radici, il richiamo alle radici che proponeva Luciano è secondo me centrale, nel senso che il bagaglio che noi ci portiamo come radicali
incrociato con l'ecologia dà un'idea architettonica di questa associazione che potrebbe essere comparata ad un ponte. Un ponte tra quell'Italia che, insomma, personalmente io ritengo l'Italia migliore, cioè quella che ci rende liberi oggi, cioè l'unità nazionale, il risorgimento, la resistenza, la liberazione, la Costituzione, alla quale noi insieme ad altri gruppi, insomma il cosiddetto arco costituzionale, abbiamo contribuito a dar vita come radicali. Ci si è soffermati prima sulla crisi del Partito Radicale. Io su questo ho delle idee molto precise in merito, nel senso che come tutti i partiti in questa desertificazione ventennale, che va ben oltre il berlusconismo è un aspetto di questo, non è solo quello, questo partito ha smarrito praticamente tutte le sue radici. Voi potreste fare un gioco divertente, potreste andare dalle compagne e i compagni, forse sarebbe bene anche recuperare forse una dizione, noi ci dovremmo chiamare cittadine e cittadini, ma non per Grillo, insomma, perché insomma diciamo, ecco, diciamo che noi appunto essendo mazziniani, o dovremmo essere mazziniani, provate a chiedere per loro cosa vuol dire radicale, ognuno vi darà una risposta diversa, quindi chiaramente un partito, quando, ma come tutti i partiti, quindi non sto mettendo in croce i radicali, ma i partiti quando non sanno più da dove vengono, non sanno più da dove andare, quindi tutti i partiti oggi sono diventati sostanzialmente inutili, chi più chi meno, sono tutti fuori dalla storia e soprattutto sono tutti un prodotto, diciamo, che difficilmente si può coniugare con appunto una acquisizione storica e politologica di partito. Un partito è un ecosistema, è un ambiente dove la gente partecipa, è una comunità viva. Queste sono tutte oligarchie. Il fatto del non riconoscimento della nostra associazione, che è una cosa illegale, la dice lunga per come questo partito, ma come tutti i partiti, venga gestito. Quindi io raccolgo molto favorevolmente, e qui nel pubblico ci sono persone con alte competenze da questo punto di vista, di lavorare sul chi siamo. E fatto questo, e qui torno al concetto di ponte, l'ecologia. Io potrei riassumere il nostro progetto con questa frase: da Mazzini a Terra 2.0, cioè dalle fondamenta del radicalismo, che poi c'è tutta la questione del radicalismo europeo, perché ci sono partiti radicali nel resto d'Europa, noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, non esiste un partito radicale europeo, che è una vergogna, altro che transnazionale, forse dovremmo cambiare il concetto di scala. Facciamo un discorso anche un po' territoriale. Il concetto invece di Terra 2.0 è assolutamente in linea col nostro punto di vista ecologista che spiegheremo poi nella mozione programmatica. Voi sapete perfettamente che in questo momento si scontrano due correnti di pensiero. Si parla molto di crisi. Si parla molto di crisi finanziaria, diciamo, a questo livello, però in realtà noi abbiamo una crisi che si articola sotto molti profili, c'è sicuramente una crisi finanziaria, ma dovremmo capire poi da dove deriva, ma c'è una crisi sociale, del lavoro, dei modi di produzione, c'è una crisi di democrazia che si riscontra anche in questi partiti fantocci, no? Che rispondono a chi? A noi? Direi di no. Quindi la condivisione, la partecipazione, la difesa strenua della nostra Costituzione per noi devono rappresentare dei nodi centrali per ricostruire un ecosistema sociale. Quindi per noi la difesa dell'ambiente è uno snodo, non è la meta. Cioè noi siamo l'ambiente, cioè non vogliamo parlare di territorio, vogliamo parlare di paesaggio, cioè delle relazioni dinamiche tra comunità e quindi con tutto il loro bagaglio culturale, antropologico, istituzionale, giuridico, culturale in senso anche come espressioni artistiche, quindi un concetto dinamico in relazione con dei territori per come sono percepiti e vissuti. Quindi bisogna forse anche cambiare, creare una terza via rispetto appunto alla questione crisi, che appunto è molto più articolata di quello che forse ci raccontano i telegiornali. E la terza via rispetto a questo partito unico della crescita, no? Non si sa poi
non si capisce neanche più in base a che cosa e per che cosa dobbiamo crescere, consumare, inquinare, sporcare. Siamo la società delle discariche, cioè noi abbiamo prodotto periferie schifose, distrutto il paesaggio, inquinato tutto, abbiamo coperto di rifiuti mezzo pianeta ma intese anche le acque. Quindi noi abbiamo, come dire, siamo la prima comunità che veramente dichiara guerra e incendia la propria casa. Dall'altra parte c'è questi esponenti della decrescita felice, in realtà questo modello di crescita infinita sta provocando da sola la decrescita, perché non ha fatto i conti con il fatto che c'è un solo pianeta, che è quello che il suolo è una risorsa finita, l'acqua è una risorsa finita, eccetera. Quindi noi vogliamo creare una terza via, vogliamo far incrociare la politica con il concetto di transizione, che è il concetto che consente una mobilitazione democratica, che consenta la partecipazione e la possibilità per tutti di rimanere dentro al sistema. Perché entrambi i due sistemi che si criticano a vicenda in realtà hanno una radice dirigista, nel senso che comunque quelli della crescita hanno il loro pensiero unico, o è così o è niente, quelli della decrescita felice hanno il loro punto di vista univoco. Siccome noi siamo radicali e siamo laici, siamo umanisti, per noi viene la persona, quelli hanno messo al centro l'economia, il profitto, cioè quindi noi dobbiamo essere tutti servi di questa paradigma, insomma, no? Quindi noi dobbiamo lavorare più, essere più precari, cioè in nome di quello. Questi altri mettono al centro un altro paradigma che non è la persona, ma che è, diciamo, l'ambiente, la natura, l'albero, insomma. Bisogna rimettere al centro la persona in una visione biocentrica, quindi superare anche quello che viene definito specismo, capire che noi siamo parte integrante. Ecco perché preferisco parlare di paesaggio piuttosto che territorio, perché sennò, se noi non colmiamo questo gap tra economia e natura, persone e natura, sembra che la natura sia una cosa esterna da noi, invece noi siamo parte della natura, insomma. Sembra un concetto, insomma, banale, però in realtà non viene mai raccolto. Quindi, ecco, secondo me poi la politica dovrebbe ripartire dai valori, da questioni anche di principio, che non ce ne sono più. Penso che noi abbiamo una storia di 136 anni che dovremmo reinvestire. Noi dovremmo essere, gandhianamente parlando, dovremmo essere quel cambiamento che vogliamo vedere. Quindi la nostra associazione, più che essere un'associazione, dovrebbe essere una comunità che condivide complessità, trova insieme risorse intellettuali, crea dei ponti. Per quanto riguarda il collocarsi, penso che molto tranquillamente noi possiamo lavorare su questo, insomma, ma il collocarsi forse dovrebbe essere più un aspetto culturale, no? Dovremmo mettere avanti innanzitutto quello, insomma, per creare una visione forte dalla quale poi derivano le iniziative, non il contrario. E quindi, per esempio, io proporrei che, visto che siamo radicali ecologisti, di essere un'associazione ponte non solo tra le nostre radici storiche e il futuro, che o è ecologista o non c'è futuro. E la seconda cosa, questa forse è più pratica, essere un'associazione ponte tra l'area radicale, nel suo complesso e con tutte le sue contraddizioni enormi, e tutti i movimenti di innovazione che stanno crescendo nel sottobosco e che hanno chiaramente una forte sensibilità, magari non sempre ecologista, ma sicuramente ambientalista, sì. Anche Occupy PD, cioè, ecco, da questo punto di vista noi dovremmo poi, in base a quello che noi vediamo, perché cioè, il rischio poi è questo, che si rischia sempre di subirla la politica, perché la politica diciamo è molto telecratica, insomma, no? Cioè, nel senso, esiste chi sta in televisione. Come dire, noi non riusciamo attraverso i nostri mezzi a vedere tutte le realtà che ci circondano, in realtà, che sono realtà vitali, no? Appunto il famoso sottobosco. Quindi non lo so, ecco, io per rispondere anche a e per dare il mio contributo rispetto a quanto detto negli altri interventi, come dire, veramente darei un approccio al nostro stare insieme molto creativo.
nel senso che dopo 20 anni di desertificazione le persone devono riprendere in mano le chiavi della democrazia, capire bene quali sono i punti di riferimento, noi abbiamo i nostri, poi gli altri avranno i loro, insomma. Soprattutto, ecco, ripeto, la politica, come dire, oggi parlare di politica, come dire, vale la pena forse se riusciamo a dare delle chiavi di lettura complesse, insomma, quindi quella dell'ecologia sicuramente è un'arma in più che abbiamo. Perfetto, grazie. Senti, ma che vogliamo fare adesso a questo punto, dopo che abbiamo snocciolato tutto quanto? Non so, c'è qualcun altro che vuole parlare? C'è Silvia che dice che magari voleva puntualizzare... Dopo la lettura della mozione voleva insomma fare delle... Vuoi parlare tu? Vai. Certo. Come no? Vabbè, subito, certo. Ah, in realtà non lo so, potrei dire qualcosa riguardo ad alcuni punti che compaiono nella mozione programmatica e su alcuni dei quali c'era stato anche un po' di discussione e anche un po' di dissenso interno all'associazione. Allora innanzitutto vorrei riallacciarmi a quanto ha detto Fabrizio quando ha richiamato innanzitutto il fatto che noi siamo natura, la natura non è altro da noi, e vorrei anche richiamare il fatto che la natura, dobbiamo cominciare ad abbandonare l'idea che la natura sia un qualcosa appunto di esterno a noi e che fa da sfondo all'operato dell'uomo, ma la natura in realtà dobbiamo cominciare a pensarla come un insieme di specie, quindi noi siamo una specie tra le altre e secondo me se non cominciamo ad assumere questo punto di vista che è appunto non più antropocentrico ma biocentrico, facciamo poca strada. Questo non significa che l'associazione deve diventare antispecista, ovviamente l'antispecismo è un'altra cosa. Però significa sicuramente che secondo me se vogliamo essere ecologisti in modo serio dobbiamo appunto assumere questo punto di vista, questo ribaltamento di prospettiva e non metterci più al centro del mondo e pensare appunto all'ambiente, comprese le altre specie, come risorse a nostra disposizione. Quindi non solo gli oceani, i fiumi eccetera non devono essere più considerati come risorse a nostra disposizione, ma io aggiungerei anche gli altri animali. Detto questo, mi riallaccio a due cose che sono presenti nella mozione e sulle quali io per le mie competenze e per le cose che per i miei interessi vorrei e potrei dare un contributo. Una è una proposta che tra l'altro non è venuta da me ma è venuta da Carlo Gandolfo sull'elaborazione di una proposta di legge volta ad abolire i sussidi agli allevatori. Secondo me questa è una proposta che andrebbe discussa all'interno dell'associazione e che potrebbe vedere una collaborazione anche tra altre associazioni radicali, quali Parte in Causa, che io qui rappresento, e Rientro Dolce. Perché questo è uno degli obiettivi che secondo me potrebbe vedere queste tre associazioni unite in un progetto comune. Poi magari Carlo Gandolfo potrebbe illustrare meglio questa proposta, visto che è stato lui ne è stato l'iniziatore attraverso una piattaforma di democrazia sul web, che, diciamo, della quale ancora non ho capito molto il funzionamento, ma che insomma secondo me è uno strumento utile. Quindi questa è una proposta della mozione programmatica che secondo me è importante. L'altra cosa ha più a che fare con le iniziative più prettamente culturali dell'associazione e che prende spunto appunto da alcune forme di dissenso che erano nate in seno a radicali ecologisti proprio sulle relazioni che ci devono essere o che ci possono essere tra ecologia e antispecismo. Secondo me sarebbe opportuno tra le attività prettamente culturali dell'associazione anche instaurare un dibattito in questo senso, un dibattito culturale che appunto metta a confronto la prospettiva ecologista come la intendiamo noi, quindi una prospettiva ecologista che superi il semplice ambientalismo e la prospettiva antispecista. Questo lo ripeto ancora una volta, non perché io voglio che i radicali ecologisti diventino antispecisti, assolutamente l'ecologia è un'altra cosa, ma perché secondo me è parte interessante del dibattito culturale, oltre che necessaria, anche stimolare riflessioni in questo senso, proprio per contribuire a superare questa visione antropocentrica che, oltre a nuocere in primis agli altri animali, nuoce poi anche a noi stessi nel lungo periodo, anzi ormai nemmeno nel lungo periodo, perché gli effetti devastanti li stiamo già sperimentando.
Quindi ecco, io ribadisco la mia volontà di contribuire per quello che potrò, per quelle che sono le mie competenze, a questi due aspetti delle iniziative contenute nella mozione programmatica. Perfetto.